Allora, buongiorno a tutti, eccoci trovati. Quest'oggi siamo con Anna Maria Sala di Gorghitondi e degusteremo, quindi vi porto in Sicilia a degustare un fantastico zibibbo biologico di nome Rajà. Ma prima di introdurre il vino vorrei un attimo parlare con Anna Maria e vorrei soprattutto da lei che ci desse un suo punto di vista sull'azienda, quindi dove vi trovate e qual è la vostra filosofia. Ciao Anna Maria. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Antonio. Siamo nella calda, soprattutto in questo periodo, Sicilia, in particolar modo a Mazara del Vallo, quindi Sicilia occidentale. E siamo abbracciati ovviamente dal sole, ma anche dal mare. I nostri vigneti, circa 130 ettari, si affacciano al mar Mediterraneo. La caratteristica principale, possiamo dire, che riscontriamo nei nostri vini è questa sapidità, questa salinità che è data appunto dalla vicinanza al mare. Il nome dell'azienda, Tenuta Gorghitondi, prende spunto dalla riserva naturale del WWF, che ricade proprio in una parte dei nostri vigneti. Quindi immaginate, fate un piccolo viaggio in Sicilia con la mente e immaginatevi da un lato il paesaggio dei vigneti che ricadono sul mare e dall'altro a poca distanza dei laghi di origine carsica. Dal 98 circa è riserva naturale del WWF, proprio l'azienda prende spunto dal nome della riserva, Lago Preolo. Quindi devo dire che siamo molto fortunati del posto in cui ci troviamo. Io insieme a mia sorella, diciamo, oggi gestiamo questa azienda di famiglia, perché mia nonna, la mia bisnonna Dora, nei primi del Novecento si era innamorata di questa zona, perché era alla ricerca di vigneti per la produzione del grillo. E quindi, insomma, ai tempi ebbe l'intuito di individuare questa zona, secondo me, molto vocata per il grillo soprattutto, e oggi comunque oltre al grillo valorizziamo soprattutto, abbiamo impiantato soprattutto vitigni autoctoni come lo zibibbo, di cui parleremo oggi, ma anche il cataratto, il frappato, il nero d'avola. Quindi la Sicilia occidentale e in particolare la zona di Mazara del Vallo è caratterizzata da vigneti, oltre che essere riconosciuta Mazara per la pesca e il gambero rosso, le realtà vitivinicole sono molto presenti. Assolutamente, quindi possiamo dire che è una bella fotografia in effetti della Sicilia anche da un punto di vista ampelografico, non solo di quella zona ma dell'isola tutta, no? Senti, come mai avete deciso per questo nome, Rajà? Allora, sì, devo dire che ogni nome dei nostri vini ha sempre un perché e nascono sempre da qualche circostanza, da qualche situazione che abbiamo vissuto, da qualche idea che è un po'... Il nome Rajà in questo caso trae ispirazione dai reami d'Oriente, perché soprattutto in considerazione del fatto che la Sicilia è stata sotto denominazione araba, una popolazione che ancora oggi, in particolar modo a Mazara del Vallo, è ancora presente. Cioè Mazara è caratterizzata proprio, possiamo dire, dalla dualità siculo-tunisina. E quindi il richiamo al mondo orientale, quindi il Rajà, che vuol dire appunto principe, da lì insomma l'idea di utilizzare questo nome, ecco il collegamento.
Bene, allora io a questo punto direi di passare appunto alla degustazione di questo vino, no? Anche perché ci hai messo insomma, un po' di curiosità nell'andare ad assaggiare appunto questo vino, questo Zibibbo in purezza o come qualcuno insomma, lo chiama Moscato d'Alessandria, ricordiamo essere lo stesso vitigno. Anna Maria, cosa ci dobbiamo aspettare da questo vino? Allora, sicuramente, vabbè, vino bianco aromatico, perché sappiamo che lo Zibibbo, la Moscato d'Alessandria, insomma, è un vino aromatico, però vinificato secco. E già posso dire che rappresenta un po' le origini di Tenuta Gorditondi, la voglia di anche sperimentare, perché fin dagli anni 2000, quando l'azienda appunto decide di scommettere sulla vinificazione dello Zibibbo, ai tempi era più riconosciuto come un vitigno utilizzato anche soprattutto a Pantelleria per i vini passiti. Possiamo dire di essere stati appunto i pionieri di questo vino, di questo vitigno vinificato in secco. Quindi devo dire che un po' nasce con l'azienda, ecco, e fin da subito abbiamo voluto scommettere con qualcosa di nuovo, con un'altra faccia di questo vitigno, che ancora oggi veramente si dà un riscontro, soprattutto al consumatore, veramente eccezionale. Bene, quindi possiamo dire che avete voluto fare una sorta di esperimento, no? Con questo vino. Io appena messo il naso nel bicchiere, diciamo, l'unica cosa che mi viene da pensare è che è un esperimento piuttosto riuscito, perché veramente è un naso di una complessità non semplice da trovare. È vero che ci troviamo di fronte ad un'uva sostanzialmente aromatica, ma è un naso che ci regala tanto. Ci regala già dai suoi sentori, insomma, floreali e fruttati, ma proprio appunto la pesca bianca, questa pesca bella matura, sparata, veramente, veramente bella, ma poi arriva tutta quella parte minerale che tu ben ci raccontavi prima, appunto, che derivante dal mare, da questa riserva che si trova all'interno della vostra azienda. Anche queste note di camomilla, di fiori di campo, no? che poi ci arrivano. Un vino che man mano che sta nel bicchiere tira fuori sempre cose nuove, è veramente un ventaglio, ventaglio complesso. No? Dimmi. Diciamo che l'obiettivo cioè, l'obiettivo per noi che produciamo questo vino e per il consumatore è aprire la bottiglia, avvicinare questo bicchiere al naso e aprire una finestra sul mare e sulla Sicilia del resto, ma anche a me mi porta indietro con il tempo, perché mi ricorda, perché mi fa pensare un po' anche ai fiori d'arancio, quando con mia nonna nel giardino ero con lei e avevo questi profumi fin da piccola nella memoria, perché poi alla fine i nostri ricordi un po' intensificano la nostra memoria olfattiva. Certo. Quindi mi piacerebbe che chi assaggia questo vino possa veramente fare un piccolo viaggio in Sicilia per il mare, perché li ricorda il mare, i fiori d'arancio, appunto, i gelsi, anche i gelsi bianchi, se noti. Sì, ma è una, cioè, diciamo, è un ventaglio di frutta veramente, veramente ampio, no? C'è anche qualche cenno di frutta tropicale, ma ad un certo punto arrivano anche gli agrumi. Quindi non so, il cedro in questo momento mi viene da pensare. E poi, tra l'altro, io mi sono portato avanti mentre tu ci raccontavi, no, dei tuoi ricordi, e mi sono portato avanti, ho anche assaggiato il vino. Devo dire, un vino, tra l'altro, di una freschezza e di una sapidità imbarazzanti. Cioè, io questo vino lo vedo
come dire, perfetto con il vostro gambero, no? Col gambero rosso, cioè che ha questa tendenza, diciamo, dolce, comunque questa vena che viene ben sgrassata appunto da da questa freschezza e dalla sapidità di questo vino, senza dover per forza andare su vini, no? Scomodare cose. Un abbinamento potrebbe essere un abbinamento assolutamente territoriale, ma quanto mai azzeccato, no? Mi verrebbe. Anche il riccio di mare è il mio abbinamento preferito. Anche il riccio di mare, va bene. Sì. No, vabbè, io sono andato sul gambero rosso perché più conosciuto e comunque caratterizzante, diciamo, della zona in cui vi trovate. Un vino che in bocca, devo dire, ha anche proprio, oltre alla sapidità e alla freschezza, alla grande bevibilità di questo calice, ma ci dona poi proprio una persistenza veramente molto lunga. Una grande corrispondenza, ed è anche un vino abbastanza dinamico, cioè nel senso che comunque entra, si fa sentire, poi riparte, insomma è veramente una bella bella espressione di Zibibbo, una bella espressione di territorio, e quindi io non posso che ringraziarti per questo, ovviamente. No, l'obiettivo poi appunto, perché nei vitigni aromatici a volte si rischia un po' di essere stucchevoli, invece il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di mantenere, avendo anche un'acidità e una solidità molto spiccate, di mantenere la freschezza e mai ricadere appunto nello stucchevole, che magari ti porta a berne un bicchiere e non magari il secondo, quindi invece questo ti richiama proprio con questa sapidità, salinità, il secondo bicchiere, e si rischia insomma anche di berla tutta, però l'obiettivo era proprio quello, insomma, la piacevolezza e la freschezza, la sapidità. Beh, io direi che l'obiettivo è assolutamente raggiunto e ti volevo nel frattempo ringraziare per essere stata con noi, oltre a ringraziarti ovviamente per queste belle sensazioni che ci regali con i tuoi vini, insieme a tua sorella e a tutti i vostri collaboratori. L'importante è l'obiettivo appunto, per chi adesso ci vediamo virtualmente, però l'augurio per tutti è quello di poter di persona assaggiare questi vini e andare nelle cantine e portare poi con sé la chiamo cartolina liquida di un viaggio in Sicilia. Bene, allora io con l'augurio appunto di un viaggio in Sicilia quanto prima da Gorghitondi, no? Per tutti i nostri ascoltatori, ti saluto, ricordo a tutti di iscrivetevi alla nostra newsletter sul sito www.guidabio.it e seguiteci sui nostri canali social. Grazie Anna Maria, buona giornata. Grazie a te, ciao Antonio.